Registrazione. Vediamo un po'. Ah, mi registri pure? Sì, poi Mi registri, eh? la mettiamo online. Allora, Allora, ABC. vediamo Dove vuoi di là. partire? Ok. Ah, ovviamente. Dunque, io in ambo verrei distinto in B18, però non mi piace. B18 perché mi sembra di vedere un Balky 5, quindi andrei, però anche A18 è un altro Balky 5. Beh, meglio a 18, dai, fa subito un occhio. Che fa bianco? Che fa? Dunque, può andare. B19 mi dà Atari. Io connetto. Lui viene giù in B18 e non fa niente, io lo mangio. Quindi non va in B18. Potrebbe fare C18. Mi dà Atari. Io scendo B19, lui avanza ancora, è ancora Atari, io vado in angolo e ho un occhio solo. No, lui non può andare in B18 perché ha Atari. Bravo. Quindi io faccio A18, lui fa C18, io faccio B19 e ho due occhi e lui non può più scendere. Questa. Esattamente. Buono. Perfetto. Sì, infatti questa bianco non può fare nulla. Qua sono miei, cioè, due mosse praticamente bianco ed entrambe non funzionano. Qualunque altra B18 non l'ho letta, non mossa so. c'è il rischio di, sì, vedo, tipo se tipo gioca C18, bianco ha, come hai detto, una forma 5 che no, sicuramente non riesce a Balky fare occhi. 5. Questa anche ha dei problemi, c'è probabilmente un co, che è così. Se bianco connette diventa una forma morta. Questa invece funziona, perfetto. Next. L'occhio gratis subito. Esatto. Vediamo B. Dunque, ci sono quelle due pietruzze molto in pericolo, che R19 e R18 sono Atari. Quindi ci sarà da proteggere lì sicuramente. E si può fare R18? No, forse S18 fa un occhio subito. Ma un occhio, sì, perché bianco dà Atari R19, io connetto R18 e lui resta sotto, quindi un occhio c'è. Un occhio c'è. Lui che fa? Lui può scendere, può entrare in T16. Io lo blocco subito a T17. Lui però c'è S19. Forse è brutta, eh? Allora io faccio S18, lui fa S19. È molto minaccioso perché io non posso andare in R19. E se faccio R18, lui mi ha già rovinato un occhio. Sì. Poi lui si può spostare in T19. Io faccio T18, lui entra in T16 e mi rovina l'altro. Faccio un occhio solo, quindi non è questa. Infatti S19 è la risposta più forte ad S18. Perché è minacciosa lì verso sinistra. Provare a farsi spazio, fare subito T16. Lui sicuramente fa R19. No, forse no. Fa R18 e io sono morto, quindi io non posso abbandonare quelle due pietre, devo muovere lì per forza, a meno che non ci sia un altro trucco. Prova sempre come continuazione la mossa che ha giocato l'avversario, come seconda opzione. R19 quindi. R19 mi dà subito un brutto Atari, S19, io connetto e lui fa T18 e addio. Quindi no, quindi potrei muovere io in S19.
S19 che tra l'altro sarebbe il punto vitale della forma 6 nell'angolo, imparata proprio da una partita fatta ieri. Dunque, S19, lui che fa? R18, io gli do Atari, lui resta dentro, ho un occhio. Difficile da leggere per me questa, che c'è troppa roba dentro. Comunque sì, S19 mi sembra un buon inizio. Da bianco non saprei bene dove rispondere, proverei a entrare in T16. Sì, diciamo. Forse T18, no, no, T18, T18 sicuramente bianco, perché Ok, se qua nero cosa bianco... fa? Qua nero fa S18, ha un occhio e dall'altra parte ne ha un Sì, altro. così è facile. Per Infatti, forza. così vi è sicuro. Quindi Questo pure T18 non è buono per bianco. non si riesce a fare. Cioè, bianco qua non può fare niente. Massimo può fare. Può entrare Sì, lì, beh, nero fa. penso anche può bloccare senza problemi. Perché tanto questo è comunque. Sennò non c'è niente. Stavo pensando questa, ma anche bloccare non c'è pericolo. Non vedo cosa possa fare bianco. Quindi sì, dopo S19 bianco non si può inventare niente. Questa sicuramente vive così. Se blocca, se c'è qualcosa di brutto. No, non c'è assolutamente niente. Ok, No, no, Massimo. aspetta un attimo, rimettilo un attimo, T17, T17 bianco. Ah, scusa, sì. Se nero chiude fuori T16, bianco fa R18, Atari, e... Ah no, c'è la libertà sotto. Sì, se ci fosse già una pietra bianca qua sarebbe un problema, sì. Sì, ecco, avevo visto un Atari che Diciamo, non c'era. questo potrebbe essere, quindi questo è assente. E questa è una forzante. No, così non funziona. Vabbè, No. sì, ovviamente se nero fa questa si vede subito che non funziona. Questo è un doppio Atari. Però così nero vive piccolo, quindi diciamo che non è. Sì, riduce un pochino, ma non è propriamente neanche esente questa discesa. Ma senti, io quando c'è una discesa all'esterno, una pietra in più la aggiungo dentro. Perché mi hanno fregato troppe volte. Sì, vabbè, magari quando stai avanti di 20 e non c'è, sei un po' stanco in lettura, ci sta a togliere tutto l'agi, stai sicuro. Però a volte quando sta la partita vicina può fare la differenza. Ok, prossimo. Sì, oddio. Vediamo sì. Sì, c'è un bel doppio Atari in S2 da bianco. Che brutto. A istinto farei un S1. Sì, mi sembra la più naturale. S1. E dai, i due punti 1, 2, 2, 1 sono sempre fortissimi. Quindi S1. Bianco mi può dare un Atari in R2. Io commetto. Bianco scende R1, auto Atari e lo blocco. Quindi lui non risponde R2, che può rispondere? Forza l'entrata in P1. Niente, Q1 e sono... No, che Q1, R1. R1 e ho due occhi. Ho due occhi. Dovrebbe essere un throw-in. Allora ricominciamo. S1 nero. Bianco fa un P1. Incredibile come sia difficile vedere le cose che non ci sono, no? Poi ci metti le Esatto. pietre e capisci. Però immaginare... Allora lì c'è una pietra nera, lì c'è una pietra bianca che fa nero. Fa R1.
Q1, proviamo Q1, fa Q1, c'è l'Atari sopra R2, metto, viene giù, no, funziona Q1. Sì, allora, nero S1, bianco P1, nero vivo, perché fa Q1. E l'Atari in R2 non funziona. No. Quindi P1 per bianco non funziona. Cosa può fare bianco? Q1. Q1. Diciamo che R2. sicuramente nero c'ha quest'occhio, quindi bianco deve cercare di togliere l'occhio qua. E per togliere l'occhio qua, l'unica è chi è? Entrare dentro, ma non ce la fai perché ci vogliono due mosse. Un R1? No, R1, nero Q1 e bianco resta dentro. Sì. In realtà la risposta più forte penso sia questa. Questa è forzata. Qua c'è una mossa in realtà che... E se fa Q1 e Esatto. bianco fa Q1, è Che brutta. qua nero non può dare P1 che si mette in autotari, quindi qua deve mangiare, però questo falsifica l'occhio. Già. Quindi R2 è cattiva come risposta. Ed è tutto Quindi forzato bisogna dopo partire questa, da quindi R2. S1 è invalidata già direttamente da questa. E quindi R2, cominciamo da R2. R2 c'è un occhio in angolo bianco che fa, se bianco fa S1, punto vitale della forma T, morto, che fa nero. Se fa P1, bianco fa R1 e addio occhi. Se fa R1, bianco fa P1 e addio occhi. Quindi Quindi non è neanche R2. infatti E questo dov'è? P1? No, c'è doppio Atari nell'angolo. Quindi cos'è rimasto? S2? Rimasta S2. R1, ma mi sembra strano. Vediamo S2. S2 bianco fa o R1 o S1, credo. Il logico R1. Se fa R1 con S1 c'è un occhio nell'angolo. Sì, E infatti. bianco non può connettersi fuori. Eccola. Sì, infatti questa penso vada bene. Se Altre bianco fa S1, cose. R1 e ci sono due occhi. E questa è Sì, un po' qua. controintuitiva, eh? Questa va letta bene davvero. Altre cose non penso che ci siano perché c'ha la libertà fuori di nero, quindi questo non è Atari. Mi Caso servirebbe raro anche in cui il questa. punto 2-1 non funziona. Sì, tanto sì, il problema è che l'importante è che nero riesce a fare questo e bianco non si può connettere. Quindi sì, S1, S2 corretto. S1 poteva sembrare, però questo era un po' difficile da vedere, in effetti. Rispetto agli altri due problemi, questo era molto più difficile. Era da valutare tutte le opzioni, però questo funziona tranquillamente. Perfetto. Siamo l'ultimo che mi sembra un po' complicato. Qui Allora. nero deve uccidere. No, Allora, bianco ha già un occhio. Dovrebbe riuscire a salvare questa pietra nero. Perché ovviamente se A bianco la cattura quattro. c'ha sicuramente due A quattro. A 4 e a bianco gli resta solo la possibilità di un come, sembra. Gioca dentro, gioca in A3, nero cattura, bianco 2 o A5. Bianco B2, nero A3 e è fuori bianco, nero. È fuori.
Mi sono perso. Ricominciamo. Dunque, allora, nero a 4, bianco a 3 e nero cattura. Quindi ci sono tre pietre messe lì a bocca di tigre. Sì, a volte aiuta a Bianco. immaginare direttamente la posizione finale delle pietre. Bianco può dare Atari B2. Nero connette a 3 e ha due libertà, una sopra e una sotto. Bianco dà Atari sopra e addio nero. In realtà, conta che dopo che nero cattura in A3, bianco quante libertà c'ha in B4? Non ho capito, scusami. Quindi la sequenza è A4. A4, A3, B3. Questa pietra quante libertà Ah, c'ha? ma è Natari, è vero, è Sì, Natari quindi lui. E il quindi throw-in in il realtà non solino va da questa funziona. parte. Il Questo è throw-in non chiaramente, funziona. così è già morto. Quindi Già qua bianco deve fare morto. qualcos'altro. Che può fare bianco? Bianco fa una 5. Una 5, nero deve connettere a 3. Bianco connette B5. Sì. Vero. Ma nero può tagliare B3. Infatti non Due libertà funziona. contro una. Quindi non funziona neanche a 5. Sì, anche sì, questa non sì, questa chiaramente non funziona che sono miei sopra e sotto. Sì, Nero c'ha più B3 e libertà. B5. Altre cose che può fare bianco. O minacciare con B3 di tagliare. C'era questa. Nero deve connettere. Sì. E basta, non fa altro bianco. Sì, tanto nero c'ha tre libertà, quindi vince sicuramente. Quindi se Altre non c'è altro, cose. sembra intrufolarsi in C'è rimasta questa qua che fa nero. Atari B5, penso. Sì, in realtà sì, non c'è neanche Bianco qua non può connette, fare nero niente. connette a 3. Sì, non Esatto. funziona. Perfetto. A4 infatti è il tesugi e bianco praticamente non può fare niente che neanche si avvicini a dare problemi. Sì, questo era il tesugi, infatti. Qualunque altra cosa non funziona. Sì, già c'è più libertà. Ah no, così è snapback, quindi funziona. Qua bianco deve fare, quindi questo qua dovrebbe fare. Sì, Anzi, questa no. Sì, vai a contare tutte questa è le questo è un errore perché gli lasci il Q. prime. Sì. B3 non funziona. Questo qui. Altre cose che non funzionano. Vabbè, penso che è inutile che ci stiamo a contare le sequenze che non funzionano, visto che abbiamo trovato quella corretta. Infatti. Ok, perfetto. Allora diciamo che farei subito una tua review. C'è qualche Ne partita? sono da fare Non della me NGL, ci sono. ne. Penso di sì. Devo un attimo guardare che non me le sono preparate. Dal weekend. Lo guardo un attimo. Anzi, lo faccio prima. No, prendiamo una partita a caso. Anche. Infatti, mi sa che faccio prima guardare dal profilo tuo piuttosto che andarmela a vedere dal link. Allora, ce n'è uno contro Mauro. Non so Mamma mia, ho se. fatto una cazzata in questa partita pazzesca. Partita vinta bene, l'ho persa di 50 punti. Ah, c'è anche la partita contro Sofia. Contro Sofia, Era quella d'Handicap? qual è quella contro Sofia? Ma quella che ho vinto, dov'è? Non la vedo. Contro Sofia. Ah, quella che ho perso di mezzo punto con due pietre.
Questa è stata notevole. È una bella partita. Due pietre, con solo due pietre di mezzo punto, molto notevole, direi, contro Sofia. Sì, ora sai come gioca Sofia, no? Sì, Che fa un po' di cose particolari ogni tanto. Sì, gioca 3 secondi a mossa, quindi sì, sì, sì. una vittoria, una quasi vittoria molto da ridimensionare. Non so se ti vuoi un attimo No? aprire quale ti ispira di più, te le ricordi? Quale Possiamo vorresti aprire vedere? una partita con Thomas, così poi se la riguarda anche lui. Allora, c'è C'è uno una che sfida per la scala. si chiama... C'è uno che si chiama Sveglia, che non so perché... Ah no, questa è annullata. Allora, questa, vediamo se Sì, faccio... perché avevo sbagliato a mettere le pietre. Questa che è finita C'era in 2,5 punti, una, posso? la Ladder Challenge. E ho vinto per resa. Ah, questa qua, trovata. Non Allora. me lo ricordo sta partita, ma c'è stata una bella alternanza, quindi ci sono state diverse disgrazie. Le partite, Allora. dico bene, non me la ricordo, che partita è questa? Boh, se ti va guardiamo questa, così poi anche Thomas si diverte a riguardarsela. Sì, vedi. Vedi il link alla review? Ok, sì, ti vedo in chat. Perfetto. Sì, ci sono già. È Allora, partiamo arrivato qualcuno? Ho subito. sentito un beep. No, non c'è No, mi nessuno. sa che ero io. Mi sa che fa il beep quando apro la revisione. Allora, quindi ribianco, Thomas Nero. 4-4, 3-4, 3-4. Un approccio Ah diretto. sì, quando gli ho fatto sto scherzetto. Ho Sì, più o detto, meno ora in lo attacco realtà subito. è uguale. Qua da nero E poi se riesce a cercherei. tenere sempre la stessa, no? Come? Se riesce a tenere il sente e poi prendere il quarto angolo, non cambia molto. Da nero o da bianco, dici? Da bianco, da bianco. Sì, il problema è che il Joseki lo sceglie nero, quindi probabilmente finisce sente nero e riesce a decidere in che direzione giocare nell'ultimo angolo. Infatti io da nero, ok, sì, infatti ho rigiocato questo Joseki. E di norma qua bianco potrebbe necessi di solito necessita di un'estensione, quindi se adesso bianco perde tempo ad aggiungere una mossa qui, nero può decidere di giocare qua e diciamo più o meno c'ha tre angoli, o almeno c'ha le prime mosse in tre angoli. Io però ho pensato ormai, insomma, lì c'ho quella bocca di tigre che Sì, in non realtà dovrebbe morire. non è facile da attaccare questa forma, non è semplice. Però sì, qua nero potrebbe provare ad attaccare già così. Una cosa del genere qua, nero cosa ha giocato? Ok, ha approcciato l'angolo. Qua una pinza, sì, perché appunto il bianco Sì, ma bianco vive, dai. potrebbe sì, trattare quelle pietre come leggere e gioca altrove. E nero, sì, lo fate i tenuchi. Non è facile da... Il tenuchi su queste tre pietre non è facile da punire, perché comunque le puoi trattare come leggere. Quindi andiamo avanti. Approccio. Ah, questa. Questa in realtà ogni tanto si usa. E poi in realtà se può mettere un po' in crisi perché dipende da come risponde nero. Se nero, ok, fa tipo queste spinte. E qua. Sì, qua bianco connette. E bianco è. Tipo, ipotizziamo nero estende qua, bianco abbastanza felice, diciamo una mossa del genere. O Guarda, fare anche una cosa così, potrebbe essere un simil Joseki, andrebbe anche bene. Diciamo quella che dà fastidio è quando nero contropinza, diciamo il punto di questa pietra.
che vuole assolutamente vuole proteggere l'angolo e un po' mette un po' di pressione a questa pietra. E se sì, vabbè, più o meno Ma è un po' come il kick, ma un po' più leggera, un sì, po' più tranquilla. è un po' come il kick che non per forza ha bisogno di una risposta su questa pietra, quindi infatti la contropinza dà fastidio perché si deve un po' combattere, che qua se fa semplicemente così bianco è un po' passivo, e se fa il kick vengono fuori un po' di forme strane, e si combatte, è un po' casino. Passivo sì, però poi nero ha due pietre isolate e ne difende una per l'altra. Sì, qua è un po'. Infatti, in realtà, questa contropinza scatena un combattimento quasi sicuramente un po' un casino. Non è facile da gestire. Perché, qua, se fa una cosa del genere, qua bianco ti taglia sicuramente e succedono cose. Però fare mosse insolite ho visto che di solito rende bene. Sì, anche Perché schiacci perché non... l'avversario, quando gli si sfiora esce che da fuori fa. dai giochi. Si è in territori inesplorati o per tutti e due o almeno uno per uno dei due, quindi c'è molto il rischio che qualcuno faccia un errore. C'è il fattore psicologico, no? Perché se ti gioco questa mossa, tu pensi, cavolo, ma ha giocato questa, conosce un Giuseppe che io non conosco. Quindi è una pressione psicologica, che con Sì, Thomas funziona sempre. infatti. Qua nero ha spinto, tu hai protetto quest'one e poi hai fatto tenuki. Sì, Qua non mi penso che sembrava connettere importante quella pietra in realtà fa rispondere. molta differenza. Perché il punto è che è vero che hai Dici? chiuso l'angolo, però se nero adesso cattura, cioè se nero adesso fa quest'one e cattura la pietra, tu ovviamente gli devi rispondere perché altrimenti ti toglie la base. Se qua fai un Certo. qualunque tenuki, questo è devastante perché adesso queste pietre sono senza base e devono scappare. E hai perso punti d'angolo. Quindi vuol dire che uno è assente, tu proteggi, lui mangia. E a questo punto qua potresti fare un altro tenuki. Perché questo in effetti è un po' lento adesso. Sì. Potrebbe pinzarti, però o esci fuori o Non le prendo fai mai in questa. considerazione le pinze, non le penso mai Sì, il come alternativa, punto, le pinze anche di solito è perché io ho fatto l'economico. quando attaccare una sola pietra non ti soddisfa e vuoi attaccare tutto insieme, quando vuoi attaccare tutto insieme non è che per forza vuoi uccidere, però vuoi mettere in difficoltà, tipo già così. Il punto di questa pietra è che bianco non ha ancora aggiunto una mossa in B17 per vivere semplicemente, quindi qua sono un po' miai. Se bianco protegge qua, tu lo puoi chiudere e fare influenza. Lui ha fatto tipo solo 2 punti, 3-4 punti in angolo. Se lui esce fuori, e dai, se lui esce fuori tu gli puoi dare fastidio, che qua non è chiaro come difendere. Che se difende così Se bianco faccio il non c'ha due occhi. Se scende vuol dire che questo è assente e comunque non c'ha due occhi. un po' Quindi questa è incasinata. molto molto fastidiosa questa MB18. Questa in realtà è un po' più problematica perché se fa così non è chiaro come ti connetti. Una scelta. E Anche se si potrebbe fare invece questa la comunque. Il punto è, diciamo, qui ci rovinare la vado forma d'accordo. mantenendolo senza base. E 6 viene fatta in C15. In C15 qui. Infatti questa ci potrebbe stare. Qua al kick nero deve rispondere, quindi diciamo una cosa del genere. E qua A se questo punto comunque non è facile fare una B17 bella forma per bianco che. vivo, però bianco è vivo. Sì, non ci ha Sì, guadagnato sicuramente vive, granché, tipo era il suo angolo. così è vivo. Però già comunque ci hai guadagnato nero ci ha guadagnato un po' di influ questo muro insente qua, un po'.
aggiungere una mossa da queste parti, oppure... Bianco esce però. Il fatto è che l'uscita non è semplice perché, vabbè, ipotizzando qua, messa a caso che se giochi questa è assente verso... No, in realtà non è assente verso questa pietra che si è trovata. Ok, niente, era uno scherzo. Sì, in realtà non è... Sì, qua può uscire un po' fuori, A la questo forma. punto le pietre sopra sono in pericolo. Vabbè, Questo muretto. sopra deve spingere molte volte per iniziare a essere in pericolo. Però sì, non è... Mette un po' in difficoltà, ma non è devastante. Però se qua connette, diciamo che connettere è più o meno sente per entrambi. Quindi diciamo che è una pietra regalata gratis. Qua, questo, il problema è che questo gruppo è super forte, può gestirlo per fare tanti punti in alto o attaccare il gruppo di qua. Mentre la differenza è che se tu connetti qui, e dai, se lui fa tenuki in futuro potresti riuscire a pinzare quelle tre pietre. Se lui non fa tenuki e aggiunge una difesa, allora tu giochi come hai giocato in partita. E comunque in realtà non è che... È una specie di Joseki, perché tu hai preso l'angolo e lui si è fatto un gruppo con un'estensione. Non è che uno dei due è sbagliato, però così... Ok, lui comunque non ha mangiato la pietra. Questa alla fine è un'estensione da un gruppo che cerca di creare un framework con questa pietra, quindi ci può stare. Però io avrei sicuramente catturato in D18 perché è praticamente quasi sente. Ok, questa invasione ci sta. Al posto Conviene del... sì, mettersi a fare queste mosse Sì, alla fine questa è con un D18 a po'... questa fase. È simile all'invasione in Sansan, però quando vuoi stare più sul lato rispetto che all'angolo. Che il punto è che se... Nero ha due scelte qua. O chiude... O ti lascia l'angolo e ti chiude da fuori. E tu vivi nell'angolo, sicuramente. Che è questa. Qua Standy, lui c'ha un taglio, quindi deve difendere in qualche modo. E tu c'hai o scivoli sotto o scivoli dall'altra parte, così, e tu sei sicuramente vivo. E comunque c'hai l'angolo non è piccolissimo. Qua lui dovrà... No, questa direzione sarebbe orribile perché adesso queste pietre non hanno molto senso, perché il lato alto è rovinato. Quindi Altre cose comunque non funzionano, anche questa si torna più o meno al Joseki, quello con l'invasione in Sansan, però bianco nasce sente. E altre cose... Vabbè, si può tornare a quest'altro Joseki, quindi è molto simile all'invasione in Sansan se Nero ti gioca qua, se ritorna all'invasione in Sansan. L'altra opzione di nero è questa, che tu bianco esce estendi, dall'altra parte, nero prende nero l'angolo, bianco fa una difesa. blocca e, sì, e bianco fa una base. In questi casi quando nero è molto forte non si fa di due perché praticamente questa è come se gliela lasciassi sente questa. Quindi se invece... Te la fa qua, puoi fare la bocca di tigre. Se Fare invece ti. subito. Sì, Se scusa. Sì, qua ti scende, puoi fare una spinta e poi fare un'estensione. Comunque. Cioè, là ti sei sistemato. Cioè, gli hai ridotto il potenziale. Qua è ancora aperto in alto. Ci sta ancora lo spazio per un'invasione in L17. Non è ancora tutto territorio in alto. In questi casi, finché non aggiunge una mossa, consideri che solo la metà è territorio. Ovviamente anche il lato di bianco non è ancora chiuso. Questa era una mi piace possibilità. molto questo attachment.
Perché anche questo sconvolge un po' e tutti rispondono con lame sopra a difendere l'angolo, nessuno risponde Sì, fuori. di E solito, vabbè, alla mi hanno fine. risposto anche con un Q17 una volta. Ah, diretto qui. Questo è molto. Ci potrebbe L'ultima stare in certe partita in torneo, mi situazioni. sa. Qua Sì, ma vabbè, dipende molto R17 e da. torniamo. Sì, ovviamente se giocano questo si ritorna all'invasione Si torna al in Kazakistan, sì. Sun. E questa più o meno è simile. Sì, cambia poco. In realtà. Sì, è come se Per fare un inverti, cross country, sai. l'ordine delle mosse e diventa questo. Quindi non cambia assolutamente niente. Per questo si cerca con un ale di ottenere un po' di più. In Il partita com'è cross-cut. andata? Ok, in partita ne ho bloccato l'angolo. Ci sta. Qua Sì. è esteso. Ah, lui è esteso di qua. Qua penso che questo Ane è Era meglio fare gratis. prima quella, sì. Sì, perché tanto questa non te la può fare. Te la può fare. Vabbè, questo in realtà è un po' complicato. Sì, diventa il Joseki della piccola valanga che ti evito. Di solito qua nero potrebbe. O ti gioca questa. Con la minaccia di fare S18. Quindi al massimo tu gli dai un ane e poi connetti, oppure esci fuori e questa gliela lasci, tanto il tuo obiettivo era comunque di ridurre, pure se si prende quella tu sei felice, qua è comunque chiuso, c'è il sento, no, oppure vabbè, così è facile, che vivi in angolo sicuramente. Quindi partita è andata così e qua da nero poteva scendere e più o meno si è tenuto tutti i punti contando che ha questa spinta e tu hai ancora bisogno di un'estensione. Quindi qua gioco corretto, praticamente nero scende, bianco deve aggiungere una mossa altrimenti questi due gruppi verrebbero separati. Quindi praticamente qua bianco gioca una mossa tipo. Non è manco facile trovare una buona mossa, una cosa del genere comunque. E poi e qua nero può fare tenuti e tornare a giocare da queste parti. Ti piace D18? La velocità torna di fianco. Ma sembra, no, non capisco l'importanza di giocare D18. In questo caso no, in questo caso sì, in questo caso probabilmente non la giocai più di 18 perché nero ha giocato questa qua J16 per rinforzare queste tre pietre e se aggiungi una pietra per catturare questa sembra un po' ridondante perché già l'hai aggiunta una difesa. E aggiungere un'altra mossa di difesa non ha molto senso, quindi è più probabile che provi a attaccare con una cosa del genere, costringendo bianco a una difesa di qualche genere. E poi ti fai un'estensione normale, continui la partita normalmente. Qua rimane il fatto che bianco non ha ancora tantissimi punti in angolo. Oppure come abbiamo visto nell'altra variante, questo chicca e spinta. E comunque c'è ancora un po' di agi in giro. Oppure può giocare da un'altra parte, può fare uno split al centro, giocare in basso. Però in basso al momento c'è meno spazio che sul lato sinistro. Al momento il lato sinistro è la parte più grande. Oppure qua nero potrebbe continuare a costruire tipo un'altra spinta qua e poi proprio fa un mega moio, dipende se a uno gli piace costruire o distruggere quello dell'avversario. Ok, qua nero splitta, ci sta, va benissimo, anche tanto c'hai due estensioni ideali, quindi nero va tranquillo. Qua bianco protegge una delle due. Nero estende, qua tutto perfetto.
qua bianco adesso diciamo che ha il sente, può giocare dove vuole. Questa mossa in S10, S17 è grande per tutti e due. Diciamo, è una mossa urgente che fa vivere sicuramente bianco se la gioca. E fa tanti punti per nero se la gioca lui, quindi diciamo è sente per tutti e due. Ah, infatti l'hai giocata, perfetto. Lui difende. Ah, l'ho giocata? Sì. Stavo cercando di pensare cosa avrei giocato e credo che avrei giocato in basso al centro, una bella estensione. In questo momento, Sì, quindi. adesso, a parte questa che era urgente, il lato basso adesso inizia a essere quello più interessante, anche se magari aggiungere una mossa a destra anche è interessante adesso, che unisci tutti, ti togli tutti i punti deboli. Quindi proprio, questa è un po' questa in S18 magari. No, anche questa va. In realtà S18 anche è grande perché crea un taglio qui in Q17, quindi è quasi sente. E il gruppo bianco è definitivamente. Questo è sicuramente vivo, quindi non dovrei più preoccupartene. Quindi questa non è piccola S18. Quindi ci poteva anche stare a spingere, o in alternativa giocare da queste parti. Però un difetto comunque lo lasci, quindi quando qualunque mossa lascio. Allora, se giochi questa, c'è il difetto qua, che c'è ancora possibilità di invasione. Se giochi qua, c'è il difetto qua, e quindi in questi due casi io cerco di evitare di non giocare nessuna delle due e aspettare. In questo caso gioco qua. Punto a quel taglio in Q17, se nero mi invade, combatto, però almeno questo gruppo è a posto. E devo gestire solo questo. E poi magari trovo il sente anche per tagliare più avanti se riesco. È una questione un po' di efficienza. Però comunque questa è la mossa, diciamo, corretta. Devi solo ricordarti che c'hai una debolezza qua. Quindi cos'è? A livello di efficienza sei leggermente un po' troppo schiacciato, però è ancora equilibrata la partita. Ora nero deve iniziare. Allora, tu hai i punti in alto a sinistra, questo angolo e il lato. Invece nero ha, vabbè, questi due punti qua, l'angolo che è molto grande e solido, che sono diciamo 12 punti. E poi c'è il lato alto che è ancora aperto, quindi fossi in nero qua ci aggiungerei una mossa per chiudere tutto. Che non è che chiudi tutto, però ci metti una grossa. Togli tutte le invasioni facili. Addirittura in questa situazione si potrebbe anche giocare qua in quinta linea. In quinta linea addirittura. Cosa vuol dire invadere? E qua avrà molte difficoltà bianco a inventarsi qualcosa, perché se ti lascia tutto è tanta roba. Quindi qualcosa si dovrà inventare e tu si metterà in una posizione di difficoltà bianco se invade. Invece nero in partita cosa ha fatto? Ha giocato in basso, che comunque anche lì era la parte più aperta. Però diciamo che sono miei, se nero gioca in basso, bianco può giocare in alto, che comunque L4 non è assente. Qua cosa hai Io l'avrei giocata giocato? in terza linea, avrei giocato L3. Non è un po' pericoloso in quarta linea lì, di Diciamo che il fronte punto è a. che è vero che L4 da tipo ti lascia questa possibilità a bianco in futuro. Se giochi in terza invece in futuro lasci le shoot derit, quindi è tutta una questione di equilibrio che non, tutte e due hanno dei difetti. E di solito se c'hai una pietra in terza linea, come in questo caso O3, si cerca un po' di giocare in quarta per non essere troppo schiacciati, anche se si lascia la possibilità a bianco di giocare in terza. Tutta una questione di equilibrio, ma non. L'importante è sapere qual è il difetto di quella mossa ed essere pronti a quando l'avversario la sfrutterà. Io avrei preferito chiudere il lato alto perché fa tanti tanti punti ed è molto difficile
Perché in realtà il lato basso è poco, è difficile da sviluppare per tutti e due. Invece il lato alto è più facile da sviluppare per nero. Allora, qua, quindi nero ha giocato qua, bianco qua cosa hai giocato? Ah, oh, perfetto, ha giocato G3 che comunque diciamo, è la seconda mossa più grande che punta ai difetti della forma di nero. Però non è assolutamente, cioè non è assente qua. È vero che da queste parti c'è una debolezza, ma nero più o meno la riesce a gestire. Qua nero adesso dovrebbe giocare in alto da queste parti, chiudere il territorio. Ok, il kick è assente, quindi ci può stare. E poi aggiunge questa. Ok, questa sistema, diciamo, le sue pietre sul lato. Però non è. Cioè, pensare che bianco risponda è un po' ottimistico. Non è detto che qua bianco ti risponda. Ecco, bianco può ignorare qui. Io da bianco mi sa che ignorerei. Oddio. Bianco ignora, nero dove può arrivare a B4 al massimo, credo. O B4, addirittura ad A3. B5. Non è. Una scimmia in A3 forse. Che il fatto sto qua anche qui. Diciamo che il blocco alla fine fa i punti in angolo che non sono pochi. Sì, pensavo questo. Se nero gioca in alto. In realtà è giocabile ancora. Si può continuare a giocare, non è chiaro, è ancora giocabile la partita in realtà. Ancora è abbastanza equilibrata, vero? Così. Sì, è comunque giocabile. Ecco, infatti qua è bloccato C6 invece è un pochino lento anche se da bianco in realtà ci potrebbe anche stare questa, è vero, però un po' sovraconcentrato. Qua in partita bianco cosa ha giocato? Lane. Ani in testa a due, non si può mancare. Hanno in testa due, il problema è che devi stare. In questa cosa devi stare attento al taglio. Hanno in testa due, va bene, però qua nero c'ha già un'estensione che lo aiuta. Però anche tu sei forte perché c'hai questa. Quindi questo taglio non lo può fare nero perché c'è la scala. Quindi qua vai Sì. tranquillo. Quindi il massimo che può fare nero è questa. E si sistema la sua E tu forma. sì, sistema la tua forma e tu chiudi un angolo più grande, però molto probabilmente finisce sente nero e può tornare a giocare qua. A meno che non fai tenuti qui, questa è un pochino dolorosa perché qua non c'è. Questa è brutta. Questo è un nano in testa a due che è un po' problematico a livello di forma. Cioè, non è devastante, oddio. Sono cose brutte. Sì, vabbè, ci sono un po' di dettagli da tenere in considerazione. Diciamo che se bianco voleva una forma a posto, dovrebbe giocare questa, però è un pochino lenta. Diciamo, se giochi qua, è un po' la stessa cosa qua, ne lo fate tenuti. Infatti, o qua fai tenuti subito. Contando che questa in realtà non è che dà tutti questi problemi. Sì, questa potrebbe essere una possibilità. Che se fai tenuki, questa è la continuazione di nero e questa cosa qui. Però ci può stare. Questa potrebbe essere la continuazione della partita. E qua si combatte, ma. Bianco comunque sicuramente riesce a uscire. Adesso queste quattro pietre iniziano ad essere un po' debolucce. Quindi qua prima o poi nero dovrà tornare indietro a farle vivere. E quindi tutto il lato alto non farà tanti punti. Quindi questa poteva essere una possibilità fare tenuti qui. Altrimenti rischi che nero può prendere il sente lui.
Ok, qua nero aggiunge una difesa dall'altro lato, anche questa, diciamo. Non Ok. serviva, dai. Serviva. Diciamo, aiuta, forse aiuta più bianco che nero, perché se qua non ci gioca nero, magari in futuro nero potrebbe provare a fare una cosa del genere. Invece questo perde un pochino di agi. Perde un pochino di agi da queste parti, anche se rinforza. Non è che rinforza più di tanto nero, però. Quindi. Però almeno sente. Diciamo che sente, quindi. Ancora nero ha l'iniziativa, però io avrei evitato di fare questo scambio. Non... Questo gruppo è molto, molto difficile che vada in difficoltà. O fa la base o esce facilmente, Sì. quindi O alla peggio mi fa. sembra. Se vuole metterlo al sicuro, magari fa questo. Fai un paio di scambi qua e vedi che sei forte per giocare altrove. Però comunque l'idea ci sta che voleva rinforzare il gruppo. Ok, questa pip ci può stare. Ah, questa gliel'ho lasciata, mi ricordo. Ah, questo sì, qua infatti è fatto bene perché questa pietra non è importante. Adesso l'importante è sviluppare il lato. Quindi infatti a volte ci sta che Nero spinga qua sacrificando quella. Sì, questo è un concetto che ogni tanto lo tiri fuori tu. Probabilmente mi è risuonata in testa qualche frase tua. Sì, bisogna sempre Ma io tenere a gliela mente quali lascio sono le pietre volentieri. importanti e qual è il tuo obiettivo. Qua ovviamente l'obiettivo di Bianco è sviluppare bene il lato destro. Quindi è qua. In basso nero è super forte, cioè già speso tantissime pietre, quindi non ti interessa dargli questi 4 punti in più, non ti interessa, cioè non è un problema. E Ogni comunque cosa. anche connettendo, anche chiudendo Q6, perché ci guadagnava nero? Sembra un pit un Sì, questa po' è una pip che inutile in realtà così. non è chiaro cosa ci guadagna nero ad avere questa pietra qui. Perché in alcuni casi magari è una spezzascala e ci sta, ma però. Cioè, al massimo può ambire nero a fare questi punti qua al centro, ma non è chiaro. In questi casi magari sarebbe più interessante tenersi l'agi, perché con questa forma, quando si ha questa bocca di tigre. Con questo Joseki bisogna ricordarsi che c'è questo agi qua, che questo ovviamente minaccia la connessione. Nero sta direttamente minacciando di connettersi sotto. Qua ne se bianco si limita a bloccare qua, sbagliato. Nero è connesso e tutti i punti sul lato sono so rovinati. Non l'avevo notato. Questo me lo devo Ovviamente ricordare, questo questo è perché incredibile. questo è assente, quindi questa pietra è catturata. Infatti il punto è che in questa posizione Bianco non può giocare qua perché altrimenti fa commettere troppo facile e quindi deve giocare una cosa del genere. Però Nero può scappare, non c'è modo di Abbiamo una catturare quella pietra e riduzione. quindi vuol dire che queste pietre devono vivere separatamente da questa. E questo già è molto più interessante da nero rispetto a fare questa pip in P6. Perché almeno può sperare di attaccare le pietre come gruppo. Che poi non è detto che. R9 era buono per me. Sì, Una scusa, finisci. Q9 questa. Sì, Questa era di 9. solito si gioca. È possibile. Però diciamo che questa punta di più alla debolezza di questa forma. Magari se bianco fosse stato. Come si fa a modifica mosse qua? Ah, non si. Ah, ecco come si fanno i disegni. Sì, c'è la matita, c'è il colore sceglibile. Diciamo che questa invasione qua non è chiaro cosa succede se bianco è super aggressivo e gioca questa. C'è un po' di Deve stare tutto agi. sotto e muore, eh. È complicato come combattimento. Ci sono tanti agi. Si deve considerare tanto agi.
c'ha alcuni sente nero, ma è difficile uscire bene. Qua potrebbe essere complicato. Questa, diciamo, è molto più facile perché c'è il sente chiaro. E così sei fuori sicuramente. Qua già così non c'è modo di collegarsi per bianco. Sì, bella questa. Sì, questa è da tenere a mente con questo Joseki, che il problema di forma è in questa mossa qui. Questo a causa della bocca di tigre bianca, che Diciamo si era che in una realtà è connessione forte della. invece. È de che la mossa in R11 è leggermente sovraestesa, però lo si fa apposta. Diciamo che si lascia. Che se ti vuoi eliminare sta debolezza, allora giochi una mossa più stretto in R10 e ti riesci a rimanere connesso. Un'unica cosa è che sei un po' troppo sovraconcentrato, quindi è un po' una cosa di bilanciamento, che quando fai la bocca di tigre ti spingi una mossa più lontano, se invece connetti solido fai in R10. Però Ok, sono in questa Joseki. situazione, Sì. S6 è minacciosa o è ignorabile? Bianco, bianco S6. Ah, ok, di bianco. Oh, che mossa a caso. È una mossa molto grande, però è fine gioco. Quindi fino a mossa 120 non credo che. Non va fatta. No, le prime 50 mosse sicuramente no, perché ovviamente l'importante è tenersi a mente la continuazione. Che se nero fa la Tenuki, la continuazione è il salto della scimmia. Quindi qua, C'è la scimmia qua. che è sempre. Questa. Finisce sente. E quindi bianco ha ridotto tanto. Bisogna vedere se due mosse altrove vale la pena di perdere questi punti. Ma a inizio medio gioco sicuramente sì. Perché immagina queste due mosse. Che ne so, una qua. E una non lo so già da questo vabbè sì non sì, comunque di solito due mosse a inizio medio gioco sono più grandi di questi punti che so una decina però sì è una mossa sicuramente grande, bisogna trovare il giusto tempismo per farla, quindi vediamo come è andata avanti la partita. Quindi nero ha fatto questo pip. Bianco sacrifica questa pietra. In realtà, diciamo, la giusta sequenza da nero è qui è giocare prima qui sotto, invece che tagliare subito. Perché qua ovviamente bianco non è che connette, perché altrimenti nero entra dentro. Stessa cosa se Nero gioca questa. blocca. Quindi bianco è costretto a bloccare, però a questo punto questa diventa Tari. Bianco connette e poi nero estende, quindi diciamo che cattura meglio rispetto a come è andata in partita. Questa è la sequenza standard. Invece, dando subito questa Tari, Però bianco ha un bianco blocco fa più in tempo a dare forte. questo e sacrifica meglio. Quindi diventa la differenza fra questo e questa qua. È molto meglio per bianco. Quindi qua è andato molto bene. Qua il lato destro inizia a essere molto interessante. Ok, questa mossa. Vabbè, esce fuori. Mette un po' di pressione a queste due pietre, che c'è ancora spazio per un'eventuale Tenta di invasione, però uscire. ha dei difetti a cui stare attento, perché in futuro potrebbe essere tagliabile. Però bianco deve stare anche attento ai suoi tagli, quindi non è facile. Però io sarei ancora. È molto più facile semplicemente chiudere qui, piuttosto che. Lassù non ci abbiamo giocato per un bel po'. Diciamo che è l'ultima parte aperta
dove ci sono, c'è tanto potenziale per entrambi, perché c'è tanta differenza per chi ci gioca prima rispetto a giocare qua, che alla fine bianco che può fare? Al massimo aggiungere una pietra qui, però finché non aggiunge altre pietre da questo lato non sono tanti punti. Ma con questa quinta linea, a me non mi piace per niente questa quinta linea. Un M17 vive tranquillamente, mi fa. Potrebbe essere più problematico in effetti da uccidere, quindi ci potrebbe stare anche se questa magari è un po' più solida, ci potrebbe stare in effetti. E qua bianco si deve inventare qualche riduzione con qualche sacrificio, tipo gli attachment sono un po' fastidiosi, roba così, ma l'idea sarebbe che quello è praticamente quasi tutto territorio nero e bianco deve fare i suoi punti altrove, perché alla fine comunque è vicina la partita, non è che, cioè il territorio di bianco qua non è tanto diverso da quello in alto, quindi andando a contare i punti la partita è vicina, non c'è bisogno di essere gelosi del territorio, quindi nero Quindi gioca qui. la I da più 14 per bianco. Sì, infatti, non. Compreso il come, quindi sarebbe un più 8, è praticamente pari. Sì. È Sì, esatto. Non. vicina, In vicina. questi. Quando magari nero aggiunge una pietra in alto, è importante non. Da bianco e non iniziare a impaurirsi e invadere subito a caso senza aver letto, perché magari si regalano solo ulteriori pietre che fanno più influenza e la situazione è peggio di prima. In questi casi bisogna contare e rendersi conto che in realtà la partita è equilibrata tranquillamente e continuare a giocare, avendo pazienza. Quindi nero gioca qui, bianco rinforza. Questo ok. Qua in effetti ci sono dei problemi di connessione. Io cercavo di creare dei tagli, delle debolezze. Infatti alla fine ti è andato bene a te perché adesso i gruppi sono, questi sono tutti, sono collegati, vuol dire che hai fatto un muro qui gratis perché Nero ci ha solo guadagnato queste tre pietre che sono anche attaccabili al momento. Non so se Thomas mi ha lasciato quelle due pietre che mi hanno fatto connettere volontariamente o se le ha Penso di non se ne è accorto non lo so, quello. forse magari pensavo che comunque questa fosse, se, diciamo che ho fatto una specie di scambio, che tu catturi quella e lui entra qui, però finché rimane questo taglio non è neanche detto, perché tanto le tue pietre non sono in pericolo perché avendo catturato quelle due sei collegato. L'angolo può vivere anche per conto suo, quindi non c'è neanche tutto sto problema, quindi mi pare che ci ha guadagnato sicuramente più bianco di nero. Se nero connette qui, comunque è un gruppo pesante che potrebbe essere attaccato. Toh, magari. No, in realtà nero bianco non deve fare neanche tanto, semplicemente cerca un po' di dare fastidio. Già con questa mossa ha collegato i due gruppi, quindi ha fatto tutti i punti fino a qua. E ha il sente perché adesso nero deve spendere una mossa per collegarsi in qualche modo e non è chiaro trovare una mossa efficiente. E quindi bianco ha il sente per invadere in alto. Questa è un pochino passiva. Sì, Diciamo. perché? Beh, dovevo bloccarlo, eh. Sì, però alla fine di tutto è finito che comunque lui è riuscito a tagliare e queste due pietre sono rimaste fuori. Quindi questo è devastante, anzi mi sa che pure l'angolo adesso rischia di morire. Sì, questo è stato un errore mio, sicuramente. Sì, qua se vuoi proteggere devi tipo giocare da ste parti. Però vedi che comunque stai in terza linea. Quindi per quello è molto passivo, che vuol dire che ti accontenti dei punti fino a qua.
Invece, siccome Nero ha delle. Siccome tu sei molto forte, perché tanto questo gruppo in A è vivo, l'angolo è molto difficile che muoia. Quindi, in questi casi, piuttosto che avere paura che Nero ti tolga questi punti, che tanto quei punti li hai guadagnati qua perché hai creato un muro, quindi c'è stata una specie di scambio. È importante cercare di puntare alle debolezze dell'avversario. Quindi in questo caso la debolezza è in G7. Se tagli subito, in realtà potresti anche tagliare subito perché non è chiaro qua cosa fa Nero. Perché se spinge di qua si suicida, quindi non lo può fare. Qualcosa perde. Se gioca così, magari. Ok. Tu catturi queste. Lui si deve rifare su qualcosa, altrimenti ha perso inutilmente. Magari. Il problema è che l'angolo non è. È impossibile che muore l'angolo. E anche se magari ti toglie quei punti, adesso il centro inizia a diventare bello gigante. O anche solo se gli togli i punti in alto, qua sicuramente farai qualche punto lo fai senza neanche provarci. A parte il fatto che comunque già c'hai guadagnati i prigionieri. Oppure fai una mossa di attesa, che ne so. Semplicemente cerchi di tenere tutto separato. E vedi. E poi tagli dopo. L'importante è che i tuoi gruppi sono a posto. Invece le mosse a contatto sono un po' di problemi di libertà. Infatti qua non hai potuto fare Ane qui. Perché c'avevi problemi di libertà e qua non è un po' da leggere. Invece se giocavi da lontano, tipo così o così o così, penso che tutte queste mosse comunque ti riuscivi a connettere se proprio avevi paura dei punti in basso. Invece le giocate a Un brutto contatto istinto devi. Le questo. giocate a contatto sono problematiche per le libertà, quindi a meno che non ti stai difendendo e devi vivere, meglio giocare da lontano. La paura, il panico da invasione. Sta entrando, lo blocco subito, gli sto addosso. Invece è sbagliato. È sbagliato. E Qua infatti si è poteva entrato fare bene, è qualcosa. sgusciato. Qua purtroppo se non c'è neanche la scala per fare qualcosa. Qua sono sì, qua sono separate. Sì, quelle due pietre sono separate ed è molto molto brutto per bianco. Quindi dopo questo, questo è Gote. Non minaccia qualcosa, qua può uccidere l'angolo. Qua te lasciamo. Qua ti ho lasciato un po' vivere. Volendo potrebbe giocare qua a bianco. E. Vabbè, se nero connette sei vivo. Se nero non connette. È un po' complicato. No, così no. Sì, forse sì, così forse ti riesci a uccidere lo stesso, anche se è un po' complicato. Ora siamo in tre, eh? È arrivato mio figlio che sta guardando. Ah, sì, qua in effetti la forma è un po' problematica. Sì, il problema è stato questo qua che F3, questo è un problema gigantesco perché è praticamente Gote, come se è passato il turno. Qua Bianco è costretto a tornare indietro a vivere così. Quindi dopo questa penso che sia molto Comunque mi ha molto. Ah, fatto ok, una te bella riduzione. l'ho fatto. Ah, ok, sei vivo. Ok. Eh? Ti è Infatti il conteggio andata. della Sì, in effetti. Ilo da parità a questo punto. Da parità? Più o meno. Vediamo. Ah, ok, comunque qua ci sono stati un po' di problemi da bianco. Sì, una volta che vivo.
Ok, sì, perché pensavo l'angolo morisse, però alla fine se l'angolo non è morto è ancora buona per bianco. Ok, questa è molto lenta. Immagino ci avesse, nero ci avesse paura del taglio qui, però questa è un pochino lenta. Quale lenta, scusa? Ah. G10. Altre cose che si potevano fare? Boh, magari così? Così chiudeva un po' più di territorio, forse. Però alla fine qua penso che avrei continuato ancora a giocare in alto. Continui a Perché i migliorare, per l'amor. punti qua sono... Qualunque pietra aggiungi qua sei sovraconcentrato. Ci sono troppe pietre nella zona, quindi... Una qualunque mossa aggiunge al massimo 4-5 punti, quindi sicuramente M16 è più grande. Quindi qua... Sì, qua... Ok, che è stato giocato. Ok, qua nero ha connessione. Questo è cessante. E bianco esce fuori qua. Sì, qua ancora era la mossa più grande. O invadere in alto o espandere qua, che è un po' il punto di confine fra i due moio, che questa aiuta sia a costruire qua che a ridurre l'angolo di il coso di nero. Ok, finalmente nero gioca M16. E adesso qua si potrebbe contare. Vediamo una stima. Cosa ci dice? La stima dice bianco più 13, però non sta contando niente in alto. E nell'angolo, quindi penso sia un po' meglio nero. Ok, qua invasione. C'era di meglio da fare? La mossa a contatto è sempre fastidiosa, io la faccio Sì, anche per come quello. invasione le mosse a contatto infatti sono quelle più fastidiose. Qua da nero di solito si deve cercare di spingerlo verso dove sei più forte. Io non so se dove conviene spingerlo di... Penso forse di qua c'è meno spazio, però qualcosa ci si riesce sempre a inventare. Invece se fai semplicemente questa, magari si trova lo spazio bianco per vivere. Ok, qua nero deve bloccare. Ah, ok, adesso questa è assente. Quella. Questa mi puzza un po' come forma. Si potrebbe probabilmente uccidere. Eh sì, questo però è morto. Non mi ricordo com'è finito. Ok, diciamo che arrivati a questo punto. E qui bianco è morto. Qui no, bianco è morto. Comunque, quando si invade, diciamo che questi comunque erano punti neri in alto fino a qua. Quindi a livello di punti non è cambiata la partita. Perché è vero che ci sono morte delle pietre, però nero comunque ha aggiunto pietre nel suo territorio, quindi è rimasto uguale, il problema è che adesso è molto più solido di prima, quindi sarebbe stato meglio non invadere proprio o comunque avere... Cioè l'ideale qua per bianco magari era trovare un crosscut qui o da queste parti. Litigare subito. Sì, perché il punto a te è spezzare in qualche maniera. Che già se fa una cosa del genere tu qua sei entrato. E questo è orribile per nero, se tagli così. Quindi vuol dire che lui qua... E qua non è facile da rispondere per nero. Che qua nero che fa? M18. M18, nero bianco connette. E qua... Nero rinforza a destra in qualche modo, forse.
che qua Sì. sicuramente riesce a uscire. Qua veramente questi attachment con Controhane sono veramente difficili da bloccare, perché al massimo penso che riesci sempre a mangiare una sola pietra e mai tutte e due. E invece l'Atari L17 per nero era buono. Questo c'è sempre il No, problema queste che una la sacrifichi. sono illeggibili queste cose. Infatti qua Vai avanti e se Nero stilisti. non vuole problemi, dovrebbe giocare questa e cercare di uccidere tutto così. Infatti diciamo che Bianco è spinto verso il muro di qua e non è facile. Diciamo, vedi, questa pietra aiuta a evitare che Bianco scappi fuori. Sì, qua penso che l'ideale per Bianco sarebbe stato il controane in L16, che è veramente difficile da bloccare. In qualche modo riesci a uscire. O al massimo Bianco può fare. Nero può fare così. Però comunque tu c'hai un mezzo Ponnuchi al centro che ti aiuta a Diciamo fare punti guadagno, sì. e l'hai ridotto. Questa, diciamo, è una riduzione che non è male. Può ritenersi soddisfatto Bianco, che è molto meglio rispetto alla partita. Ok, quindi andiamo avanti. E qui ho sbagliato qualcosa perché sono morto. Non so se era Ok. possibile vivere, vabbè. Questa diciamo salva un po' qualche punticino in angolo, però non è assente qua. Nero può fare Tenuki, anche se ha risposto, perché alla fine se mossa a caso altrove, Bianco al massimo può fare. In realtà niente, perché questa non è neanche. Sì, qua Nero ha perso un turno perché questa non serviva. Ti ha restituito un po' il favore. Ti ha un po' restituito il Thomas favore non è in un uomo basso. da tenuti. Ah, Thomas ok, no, segue in realtà. sempre. Risponde, risponde. Ok, sì, questo era il sente che lasciava di 18. Ci poteva stare. Ok, questa però è esagerata. Questa è esagerata che non serve. Sì, questa non si Ok, capisce. quindi diciamo che in questo momento della partita i territori sono definiti. Che nero c'ha questo territorio qua, questo in basso, tutto questo in alto fino a qua. E nero è un po' in vantaggio secondo Catago di Bianco ha 6 punti. questo, sì, perché sì, qua alla fine bianco l'unica cosa che può fare è sviluppare il centro, però siccome è tutto in alto e super forte, nero è veramente difficile sviluppare il centro. Qua adesso tocca a Bianco, dovrebbe giocare una mossa da queste parti, che è grande per tutti e due, però è molto difficile costruire qualcosa. E andiamo avanti. Qua più o meno adesso inizia il fine gioco, semplicemente ognuno cerca di espandere i suoi confini più possibili, però altri combattimenti non sono possibili perché è tutto vivo, quindi semplicemente qua si cerca di espandere il più possibile. Sono i momenti in cui non so veramente cosa fare. In realtà in questi casi, sì, vabbè, molto fa l'esperienza. Tipo sapere, in questi casi bisogna vedere molto le mosse a livello di confine, o da queste parti dove tu espandi il tuo e Nero espande il suo. Quindi tu immagina una mossa di Nero qua, che ti toglie tutti i punti da queste parti e lui li crea qua. E immagina invece che se fosse Bianco a giocare per primo qua, che sta creando i punti da queste parti e Nero non può più fare punti qua. Quindi le C'è mosse una di bella differenza. confine fra due moio sono quelle più grandi. Infatti qua assolutamente Nero doveva giocare da queste parti, invece che giocare di qua. Poi altre mosse grandi sono quelle tipo le mosse sente che riducono, tipo il salto della scimmia qua per Bianco. Poteva essere il momento ora? Ancora Potrebbe presto.
che in effetti non è piccolo, perché se tipo nero gioca qua, questa è molto grande. Si deve contare, perché in realtà al centro è veramente, veramente, anche se nero qua ha aggiunto due mosse, bianco può ancora giocare qua e al centro non c'è ancora niente. Per quello... Ok, magari lì è un po' profonda, però già così. Finché è aperto da tutti i lati è veramente, veramente difficile fare punti al centro, quindi di solito sono sempre più importanti le mosse in seconda e terza linea, tipo i salti della scimmia qua, questi sono giganteschi. E, ok, andiamo avanti. Quello ok. Oddio, che è successo? È diventato un Seki. Eh già, questo Ah... qua si è distratto un è attimo. stato un bel Qua è errore. stata una bella sequenza di bianco che nero se non ha visto il pericolo. Sì, qua infatti nero doveva giocare qua. Questa taglia tutto e non c'è problema. Grossa distrazione. Buona per bianco che qua poteva fare qualcosa ancora nero. No, però è comunque secchi perché un occhio contro un occhio non cambia niente. Sì, dopo questa ha perso un botto di punti nero qua, penso che sia buonissimo ormai. Qua penso sia... c'è stata una perdita di nero di almeno, penso, 20 punti. Quindi qua Ah sì, semplicemente... qui ha sbagliato lui, è vero, ecco, non mi ricordavo. Credeva di aver sbagliato. No, no, ha sbagliato lui. Meno Ok, qua male. prova un'invasione. Però bianco è fuori, quindi non c'è problema. Ok, se vuoi proprio andare sul sicuro, magari questa, che proprio lo chiudi, ti aiuta sia a connettere queste pietre con le tue, e non ci sono problemi. Cioè, così è molto più facile. Che così già lì là... questo salto magari ci sta spazio per un po' di problemi, qua non sei sicuro se ti riesci a connettere. Però sì, qua è più in difficoltà nero che bianco. Ah, super aggressivo nero. Vabbè, qua nero deve essere aggressivo perché sta perdendo. Si deve inventare qualcosa. Ok. Qua volendo penso qua ti connetti. Una cosa del genere. Così non c'è problemi. Che qua, no, beh, in realtà pure questa più o meno si connette perché c'è abbastanza libertà. No, oddio, però c'è questo problema qui. No, ok, sì, ci stanno. Sì, ok, si è connesso lo stesso. Partita, che è successo? Sul filo del rasoio, qui. Sì. Sì, qua è importante ricordarsi quali sono le pietre importanti, perché adesso se bianco trova il sente per connettersi qua, la partita è finita. Può anche se perde tutto l'angolo, vince bianco lo stesso, quindi assolutamente bianco deve preoccuparsi di tornare indietro l'est a posto. Infatti Ecco, qua questa non penso l'avevo. che... ok, qua è No. connesso. Ah, ok, qua c'è stato il problema che qua vince nero. Qua penso che se giochi questa. Ok, se nero cattura questa e catturi questa hai vinto partita. E se nero torna qui, questo è un ko. Se nero connette... vabbè, c'è un No, po' non ho da... capito perché connettendo cambia tutto. perché se qua bianco connette...
andiamo avanti questa. Perché queste sono morte. Ah, perché taglia sotto, figurati, non ci guardavo, guardavo dall'altra parte. È vero, è vero, è vero. Chissà se l'ho pensato in partita. Sì, era tutto Non mi partito da ricordo. qua che Nero stava cercando in tutti i modi di uccidere quelle pietre per resuscitare il gruppo di Nero, perché ovviamente qua Bianco non può connettere qua perché qua rischia di perdere il seme Ai. In realtà si dovrebbe contare la libertà qua, Nero ne ha 5. Qua Bianco pure ne ha 5, quindi in realtà qua già così forse vince Bianco, però sì, se Bianco si riesce a connettere tutto, Nero perde istantaneamente. Sì, forse tentavo di connettere, sì. Ah, qua non. Questa pure non serviva perché in realtà Bianco non può giocare questa perché ha Tuatari. Sì, vabbè. Ok, finalmente Nero salva quelle pietre. Però sì, qua penso che anche questa, anche se perdi quelle pietre, anche se perdi tutto l'angolo. Questo andrebbe saputo contare sicuramente. Sì, questo è avantissimo, avantissimo bianco. Ok, andiamo sul finale. Abbiamo fatto una partita un po' super. Ma mica tanto, sai, aspetta. Questa golda nero avanti in questo momento. Da Di 10 punti. quando c'è il così, però se qua bianco connette è sicuramente avanti bianco. Pure se bianco perde tutto l'angolo, penso che, oddio, non è piccolissimo l'angolo. Fammi vedere se sta Mossa contando. 218. Sì, qua avanti bianco, avanti bianco. Sì. Sì, ero più avanti a guardare, era 228. Sì, 218 è ancora 20 punti avanti bianco. Che è successo qua? E ora però nero recupera. Thomas dalla zampata finale. Questa non è Non gli è bastata, assente. però l'ha data. Qua che succede se bianco connette? Che qua sono due libertà contro tre. Quindi vince bianco. E qua nero deve giocare tipo questa. Però è un co dove mangia per primo bianco, quindi non esiste che nero lo perda. È vero che questa è assente. Però c'è un occhio solo nero, quindi faccio fatica a credere che viva. Sì, vabbè, sto giocando un po' di mosse a caso, ma è praticamente vivo da tutte le parti, bianco, quindi non c'ha paura di niente. Sta un po'. Sì, qua c'era un po' di pericolo per bianco. Cioè, per nero qua c'era un po' di pericolo perché non era sente questa. Ok, no, questa non serviva. Che minaccia cosa aveva qua Io a questo bianco? punto mi perdo, ho difficoltà proprio a vedere la situazione globale, vedere chi è vivo, chi è morto, chi è in pericolo. Troppo densa, troppe pietre, troppa roba. Sì. Questa è una fase della partita che mi mette sempre in difficoltà. Sì, allora qua a livello di minacce ci stanno un po' di minacce locali, però sì, qua questo è un Edizumego per rendersi conto di chi è vivo, chi è morto. Tipo qua in alto è un Seki, però tipo T19 è una minaccia di bianco sicuramente, che deve rispondere per forza nero, altrimenti muore tutto il gruppo. Tipo, ah no, giusto quella è. No, non sto dicendo T19 è suicido, non la posso giocare.
Stavo guardando, infatti non mi tornava. tipo Che questa magari senso? potrebbe essere una minaccia Q. E qua rimangi. Ma altre cose. Questa è abbastanza grande. Probabilmente no. Però, no, però già se mangi queste non è piccolo. Sì, vabbè, qua si dovrebbe contare. Si dovrebbe contare. Però sì, hai avuto tante occasioni per vincere. Ah, questo è stato ancora un co. Ah no, ok, non era un co perché c'era la connessione lì. Quando era fatta quella? Ah, ok, qua non ha. Che non è risposta, risponde e continuava il co. Ok, oddio, che è successo? No! Ah, ok, quello era un super co. Sì, non l'avevo visto. Ok, stavi con. C'era le minacce che non lo stavo mai vedendo comunque io. Che casino! Ecco perché, E come. Ok, qui sì, ecco Thomas perché si è qua. Non addormentato. mi ero accorto neanche io che questa era sente per il co dopo. Bellissimo, bellissimo, questo gigantesco, mamma mia. Devasto. Sì, ho sentito il tonfo in terra di Thomas, credo che sia un infarto. Meno male perché se non era per questa cosa avevo perso. Sì, qua. Thomas succede spesso così, che gioca bene, poi si addormenta un attimo e rovina tutto. Ok, quindi Che ripetiamo. dispiace anche, no? Vabbè, ma quello è normale. Prima o poi tutti. Cioè, non è che si addormenta. Comunque è difficoltà di lettura che per entrambi, prima o poi uno dei due cede. Quindi riguardiamo le parti importanti a livello di direzione. Allora, fino a Quindi qua. quella zona in alto è ignorata troppo. Quella zona in alto sì, era importante che ci giocava per primo. Ecco qua, questa è un po' è una pietra che gioca un po' nella zona meno interessante. È vero che divide i gruppi di bianco, però sono gruppi che sono tutti vivi. Cioè il lato destro è vivo. Questo pure è difficile da attaccare. K, è vero che c'ha delle buone continuazioni. Tipo questo. K6 rende un po' più forte il taglio in O7. Inizia a minacciare un po' queste due pietre, però lo fa in maniera un po' più lenta. Invece questa minaccia subito di fare tantissimi punti e quindi mantiene più in equilibrio la partita, perché se bianco trova il tempo di togliere tutti i punti in alto, nero è sicuramente indietro. Quindi questo ok. Così sono creati un po' di tagli, infatti. Perché comunque anche. No, cosa ho fatto? Ok. Che anche la forma di nero qua ha dei tagli a cui deve stare attento, quindi infatti poi si è visto nella partita. Ecco, per nero in questa fase sarebbe stato abbastanza grande andare dalle parti di P14, P13. Era una buona idea, secondo te? Da bianco? Da nero. Ah, O il fatto era troppo che. presto, troppo largo? Il punto è quando farete nuchi. Perché sì, a sto punto sì, perché tipo qua nero dovrebbe. Se si mette tipo a connettere qui, che sarebbe la correzione della forma. Oppure sì, perché comunque quando spinge in partita rimane tagliato. Sì, O no, a parte il qual è. tenuki, parlavo, dicevo, invece di andare a rinforzare dalle parti di N16, come avevamo detto, andare invece Ah, a estendere ok. sulla destra, su, Già, così era sei. abbastanza buono, altrettanto buono o no? O è Sì, lasciare troppo spazio a diciamo, questa? è più ambizioso. Ci può stare, che diciamo che
questa invita a farsi invadere, perché dice io faccio questa, vuol dire io voglio i punti fino a qua. E quindi ti sfido a invadermi. Perché ovviamente se questa bianco te la se bianco qua la concede saente, allora a questo punto nero magari gioca così. E effettivamente adesso inizia a essere difficile invadere tutta sta zona. E ovviamente nero qua ha fatto più punti ed è più contento rispetto ad aver fatto solo questa. Però il problema è che se qua bianco non difende, gioca qua, lo riesce a uccidere. Un po' Non difficile. è, non è, cioè potrebbe essere possibile, in realtà non è. Da Non è bianco mi banale, sentirei un po' in vabbè, certo. pericolo, però. Si deve vedere, si deve leggere. È più ambizioso sicuramente. Qua magari se ha un po' paura, bianco può giocare mosse un po' più tranquille. Cosa del genere, non è che sacrifichi qualcosa. O anche già che una pip qua. Che rendi, diciamo, punti a questo taglio qua, e qua non è facile per nero rispondere. Che se fa così ci sono dei tagli che danno fastidio. Diciamo che ogni forma ha i suoi difetti, e l'importante è sapere quali sono e trovare il modo di sfruttarli. Tipo in questo punto, bianco deve visualizzare questi due punti deboli e leggere cosa viene fuori da eventuali invasioni e qual è la mossa migliore. Però sì, è una possibilità. Alcuni, tipo chi non sa invadere, nero gioca una mossa del genere. Se bianco non sa invadere, fa sicuramente più punti rispetto a M16. Può essere un tentativo, via. Sì. Ma infatti alcuni giocatori, tipo, per farti un esempio, quando nero c'ha sta forma, che teoricamente si dice che per evitare il coin angolo devi aggiungere una mossa tipo o così, che è molto solida, oppure così come giocano le AI. Però se metti che un giocatore ti gioca questa, non è Devo facile invadere. comunque, vuol dire, non è facile giocarci dentro e essere tranquillo, che magari a livello teorico sai che non dovrebbe essere corretta, però non è facile punire. E quindi a volte se non riesci a giocare nel modo corretto, una mossa che è contro la teoria risulta buona, perché comunque la punizione è difficile. E quindi questo può essere uno di quei casi in cui la punizione non è facile, e quindi lì si vede chi è più esperienza anche. Tanto Ok, vale quindi tentarci. andiamo avanti. Questo è molto, molto bravo a ridurre qua. Cioè, come hai sacrificato questa pietra. Quindi Q5 è stata sacrificata alla grandissima. Hai ottenuto tantissimo. Ah, giusto, qua ci eravamo già arrivati. Qua il taglio è andato bene per bianco, perché la forma di nero è andata un po' a pezzi. E qua è stato il momento della partita, dopo questa mossa a contatto che ha aiutato, diciamo, nero a entrare dentro. Giocando un po' più da lontano non avevi problemi. Quindi qua si è riequilibrata un po'. Nero ha ridotto tutto l'angolo e ha compensato il fatto che tu hai fatto questa influenza. Ok, diciamo che questa mossa è vero che aiuta un po' l'angolo, però se ti ritieni abbastanza al sicuro con questo territorio che non corre pericoli, puoi concentrarti o sull'espandere il tuo, e quindi giocare sul confine, oppure invadere quello dell'avversario, quindi giocare da queste parti. E poi quello comunque sono tecniche di invasione, che quelle si imparano con l'esperienza. Questo anche tecniche locali per fare sabbachi, sacrificare qualcosa. Comunque qua l'invasione è andata bene per nero, che è riuscito a uccidere.
Però poi si è distratto andando avanti e ha permesso un Seki. Ottimo bianco per aver trovato il Seki. E dopo questo Seki, teoricamente dovrebbe essere partita stravinta per bianco. È venuto fuori un Dovrebbe. combattimento. Che qua, questo diciamo, cercavi subito di togliere le libertà e aumentare le tue. E qua Nero aveva sicuramente meno margine di manovra per riuscire a scappare. Qua non vedo modo per. Perché il taglio diretto non funziona, mangi diretto. E quindi se non può tagliare, sei praticamente collegato. Qua Nero non ha modo di fare due occhi là dentro. Quindi qua è già disperato per Nero. Però si è prolungato un po' tanto e alla fine. Poi c'è stato quella battaglia allucinante e ce l'hai fatta. Ok, sono andato lunghissimo su una singola partita. Ma è andata bene. Siamo andati un po' super nel dettaglio su ogni singola mossa, quindi Sì. facciamo una sola review stasera. Va bene. Sì, poi. Dimmi se hai domande. No, non mi viene in mente niente al momento. Ok, Andiamo a letto, poi va. per gli Tsumego per la settimana prossima ve li metto sul gruppo tra domani e dopodomani. Va Vi bene. metto la foto sul gruppo Telegram. E buonanotte. Ok. Grazie mille, Cristian. Ci Grazie, vediamo settimana buonanotte. prossima. Ciao ciao. Ok, grazie, ciao.